Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!» Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione». Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Con gioia celebriamo il primo giorno dell'ottava di Pasqua. Fratelli e sorelle carissimi, questi 8 giorni è un unico canto di lode e di esultanza che prolunga la gioia pasquale fino appunto alla domenica dell'ottava o della Divina Misericordia o in albis. In questi giorni seguiremo tutta quanto una serie di spettacolare percorso catechetico attraverso le letture che ci introdurranno dentro il mistero della risurrezione. Oggi abbiamo un messaggio molto importante, che è questo. Nella prima lettura abbiamo sentito San Pietro annunciare la risurrezione di Gesù attraverso il riferimento ad un salmo, che poi è quello che abbiamo letto nel salmo responsoriale, dove appunto si prediceva questo fatto, no? Il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, la mia anima nello Sheol, sarebbe letteralmente, ne lascerai che il tuo fedele veda la fossa. San Pietro dice: guardate che questo salmo l'ha scritto Davide. Davide è morto e la tomba sta ancora tra noi. Di chi parla? Chi è il protagonista? Il mio corpo riposa al sicuro, la mia anima non è rimasta negli inferi, proprio letteralmente, perché l'anima del Signore è stata negli inferi a liberare nel sabato santo i prigionieri, e poi è ritornata dentro la risurrezione del Signore, è stato semplicemente un ritornare dell'anima nel suo corpo, però conferendogli la gloria della risurrezione, quindi la pienezza della manifestazione della sua divinità. Quindi capite, salmo compiuto nel Signore. Il Vangelo c'è una premessa, perché le donne erano andate al sepolcro, ma al sepolcro, secondo Matteo, avevano trovato gli angeli che avevano dato l'annuncio della risurrezione, dicendo: guardate che è risorto, andate a dire ai miei fratelli che vadano in Galilea, che là mi vedranno. Le donne ci hanno creduto, perché ricordavano le parole di Gesù e hanno creduto all'annuncio dell'angelo. Dopo gli è apparso Gesù, Vangelo di oggi, che ribadisce loro: andate dai miei fratelli che vadano in Galilea. Attenzione, perché in Galilea? Che li manda a fare in Galilea? Poteva andare a vederli a Gerusalemme, dove stavano, hanno dovuto farsi un viaggio fino in Galilea, farsi 120 km a tornare là sopra. Come mai in Galilea? Gesù appare in Galilea per un motivo molto semplice. Cosa ha fatto Gesù per 3 anni in Galilea? Ha predicato. Se tu non hai ascoltato la predicazione, tu la risurrezione non ci crederai mai, né potrai mai farla tua. Allora, qual è il messaggio di oggi? Se conosci le Sacre Scritture, puoi capire che il risorto è colui che le adempie. Se tu hai ascoltato la predicazione di Gesù, lo riconoscerai come risorto. Allora, la risurrezione non la puoi raggiungere se non hai una formazione di fede. E guardate che poi i soldati, corrotti dai giudei, come dire, danno la vulgata pubblica del fatto che sembrava, l'ho già detto nella domenica di Pasqua, il più ovvio, no? E anche Maria di Magdala, quando è arrivata al sepolcro, va dagli apostoli a dire: hanno portato via il mio Signore, non so dove l'abbiano posto, perché la prima cosa che uno pensa, umanamente parlando, trova una pietra tolta, un cadavere che non c'è più, che è successo, qualcuno è venuto e se l'è rubato. Questa è la lettura umana, ma la risurrezione è una lettura soprannaturale. Allora,
Lezione di oggi. Se non c'è una buona formazione di fede, Cristo è come se non fosse risorto. E guardate esempi concreti. La gente oggi, e vi assicuro questo, ogni anno c'è un calo sempre più grande, si confessa, quasi nessuno è male. Domanda, secondo voi sono diventati tutti santi da canonizzare, che sono più santi da Santa Gemma Galgani, che si confessava in lacrime tutte le settimane? No, e come mai non si confessano più? O se si confessano, assicuro, a meno che non c'è una buona formazione, come mai? Perché la fede non c'è più, e non c'è più una formazione di fede, attenzione, intesa proprio come conoscenza. Tu non ti puoi confessare se non sai, se tu prendi 10 comandamenti, ma che significa non avrai altre idee al di fuori di me? Che significa? Quali sono i peccati contro questo comandamento? O prendi il catechismo e te lo studi, o ascolti le catechesi che qualche bravo sacerdote fa e te ne impari, e tu impari a confrontare la coscienza con questo. Perché la gente non va a messa? Probabilmente perché non ci crede, ma sanno almeno che cos'è la messa, perché la messa è una conoscenza, sapere che cos'è la messa, perché la messa si sa che cos'è, è una conoscenza di fede, ma una conoscenza molto precisa. Che cos'è la messa? Si sa molto bene. Che cos'è l'Eucaristia? Si sa molto bene, capite? Ma quando questo manca, è finito tutto. Che, come ho detto nell'omelia di Pasqua, senza la fede è finito tutto. Oggi la Chiesa purtroppo sta, come dire, in certe forme di presenza morendo, agonizzando, perché è stata distrutta completamente la fede. E a volte ci siamo andati dietro anche noi, perché molta gente, anche tra i mistici, dice: che cosa? Ah, no, noi dobbiamo fare esperienza del Signore. Ma che esperienza fai? Tu prima lo devi conoscere il Signore, e lo devi conoscere bene, devi saperle bene le verità di fede. È certo che poi, se queste le sai attraverso i sacramenti, attraverso l'Eucaristia, attraverso l'adorazione, attraverso la preghiera, voglia incontrare il Signore, ma se questa conoscenza manca, tu non incontri proprio nessuno. Incontri le tue idee bislacche, incontri te stesso, o incontri il nulla, come purtroppo si vede in giro. Quindi questa è la prima lezione di questi giorni, una lezione certamente impegnativa, forse un po' amara, ma dobbiamo assolutamente ritenerla, perché la nostra vita cristiana vale tanto quanto vale la nostra fede. Formata e ben formata, se quella non c'è, Gesù può risorgere quanto vuole, ma la sua risurrezione non ci raggiungerà mai, perché non saremo in grado né di riconoscerla né di farla nostra. Siano lodati Gesù e Maria.